I farmaci per dimagrire, come la semaglutide e tirzepatide, da soli non possono bastare. E capire questo concetto è fondamentale per poter ottenere davvero un beneficio nel momento in cui trattiamo l'obesità. In questo video approfondiamo proprio questo tema ragionando su cosa succede quando si interrompono questi farmaci e soprattutto come possiamo aumentare la loro efficacia nel tempo. Per far tutto questo abbiamo bisogno di seguire un percorso logico partendo da una domanda che può sembrare banale, ma che in realtà non lo è. Perché si prendono i farmaci per dimagrire? E qui dobbiamo sfatare un mito, ovvero l'obesità non è una questione estetica, non è una questione di pigrizia, ma è una vera e propria malattia cronica associata ad una serie di problemi come l'ipertensione, il diabete, malattie del cuore e così via. Ed oltre alla componente prettamente fisica c'è un'importantissima questione profonda che fa sì che per molte persone modificare dieta e attività fisica non è né sufficiente né realizzabile nel lungo periodo. E dopo lunghe storie di fallimenti tutte queste persone trovano una concreta speranza nei cosiddetti farmaci per dimagrire, come appunto la semaglutide e tirzepatide. Sul come funzionano questi farmaci ne abbiamo già parlato in un video che vi lascio in descrizione nel caso vogliate approfondire. Brevemente, sono molto efficaci perché tra i diversi meccanismi agiscono su alcuni aspetti cruciali nel regolare il peso corporeo, come lo svuotamento gastrico e soprattutto su quegli ormoni che regolano il senso di fame e di sazietà. Tutto questo porta a risultati sorprendenti con una perdita di peso addirittura fino al 22% in un periodo di 72 settimane, quindi circa in un periodo di un anno e 5 mesi. Tutto questo è davvero molto bello, però c'è un punto cruciale che dobbiamo affrontare, ovvero nonostante l'efficacia, una percentuale cospicua di persone interrompe il trattamento. Studi dimostrano infatti come circa il 30% delle persone ha interrotto il trattamento con la semaglutide, che è uno dei farmaci più noti di questa categoria, e le stime nel mondo reale parlano di un'interruzione tra il 50% e il 75% addirittura in un periodo di 12 mesi. Ma perché questo avviene? E soprattutto cosa succede quando si interrompe la terapia con questi farmaci? Partiamo dal primo punto. Le ragioni alla base di questa enorme percentuale di interruzione sono sostanzialmente tre, tra cui gli effetti avversi come la nausea, la diarrea ed altri. Di tutto questo e di come minimizzarli ne abbiamo già parlato in un altro video e anche questo qui ve lo lascio in descrizione, per cui non entriamo nel dettaglio. Poi c'è un problema di natura economica, ovvero questi farmaci costano e questi costi hanno un'influenza notevole sulla scelta di sospenderli. Ed infine c'è la mancata consapevolezza. Spesso infatti le persone non sono assolutamente consapevoli delle conseguenze date dall'interruzione di queste terapie. E veniamo quindi al punto cruciale del video, ovvero cosa succede quando si sospendono i farmaci per dimagrire. La conseguenza più comune di questa interruzione è il recupero del peso perso. Quindi se avviene un'interruzione senza una appropriata strategia, che vedremo tra poco, il peso tende a tornare verso il punto di partenza. In questo studio i partecipanti che avevano perso peso dopo un trattamento con tirzepatide dopo 36 settimane sono passati al placebo e hanno presentato un significativo recupero del peso corporeo, addirittura del 14% nelle 52 settimane successive, mentre coloro che hanno continuato il trattamento non solo hanno mantenuto il peso corporeo, ma addirittura hanno continuato a perdere peso. Attenzione però che non stiamo parlando solo di numeri sulla bilancia. Oltre all'aumento di peso si potrebbe osservare un peggioramento di diversi parametri della salute, tra cui l'aumento della glicemia, il peggioramento dei valori della pressione arteriosa, l'aumento del colesterolo, ovvero tutto questo potrebbe tradursi in un aumento del rischio delle malattie cardiovascolari. Queste conseguenze però possono essere limitate con alcune strategie che devono avere come base di partenza la consapevolezza. La scelta di interrompere queste terapie, ma anche di iniziarle, deve sempre basarsi su un dato di consapevolezza, ovvero bisogna sapere cosa significa e cosa comporterebbe l'interruzione di questi farmaci, ma bisognerebbe sapere anche cosa significa iniziare questa terapia. E questo sia in termini di aspetti prettamente
diciamo così, fisici, ma anche di aspetti psicologici ed economici. E tutto questo può essere fatto solo ed esclusivamente attraverso un rapporto di fiducia e di collaborazione con il vostro medico di riferimento, preferendo e mettendo sempre al primo posto questo rapporto ed evitando di lasciarsi suggestionare dal sentito dire oppure dal parere di conoscenti o da quelli che in maniera, diciamo così, superficiale vi danno dei consigli non conoscendo la vostra storia individuale. La fiducia quindi è il primo antidoto per evitare gli errori tipici che si commettono con questi farmaci. Il secondo suggerimento riguarda il cosiddetto approccio multimodale. Per poter ottenere i migliori risultati sia in termini di riduzioni del peso, ma soprattutto in termini di mantenimento di questa riduzione del peso corporeo, è necessario abbinare questi farmaci a dieta, attività fisica e supporto psicologico. Attenzione però, perché queste non possono essere indicazioni generiche. Quindi stiamo parlando fondamentalmente di un percorso personalizzato che vada ad affiancare delle indicazioni alimentari, delle indicazioni relative all'esercizio fisico, all'attività fisica e delle indicazioni relative anche alla gestione delle emozioni legate al cibo, che possono essere valide solo per il vostro singolo caso specifico e che quindi possono essere date solo da una persona che conosce al meglio la vostra situazione e che si sia presa il tempo necessario per una corretta valutazione. Il terzo consiglio è più che altro una deduzione logica dopo tutto quello che ci siamo raccontati in questo video. Per mantenere il peso perso è necessario una terapia di mantenimento a lungo termine e questo lo possiamo capire solo nel momento in cui noi iniziamo a pensare all'obesità non più come una questione tra virgolette estetica, ma come una malattia cronica, e come ogni malattia cronica va affrontata nel lungo periodo. Quindi il mantenimento a lungo termine della terapia, anche magari andando a ridurre progressivamente il dosaggio, può essere la soluzione migliore a seconda del singolo caso. Il messaggio più importante che voglio trasmettervi è quindi questo. Quando pensate a questi farmaci, cercate di evitare le opinioni polarizzate verso un eccessivo incondizionato entusiasmo o verso un totale discredito di questa terapia. Come tutte le terapie hanno pro e contro, e il segreto è conoscere i vantaggi e gli svantaggi e capire che peso dare ad ognuno di essi a seconda della nostra specifica situazione. Ed in questo video ho parlato di un altro problema strettamente connesso a tutto quello che ci siamo detti finora. Vi aspetto al prossimo e come al solito vi mando un abbraccio.